Abbiamo Ferruccio De Bortoli in collegamento con noi. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito per questa maratona di cui lei fa parte. Insomma, abbiamo aperto con il governatore di Regione Lombardia Fontana, con Giusy Versace. Abbiamo detto ci prendiamo un po' tutti a braccetto virtualmente in questa maratona barra staffetta di 24 ore. Perché oggi ancora giusto, uso questa parola anche se non dovremmo essere qui a parlarne, giusto celebrare la festa della donna, che secondo me è una festa che deve riportare un po' al concetto generale e più generale di giustizia e di equità sociale. Intanto dobbiamo dire che purtroppo non c'è molto da festeggiare perché le donne sono state le più colpite dalla crisi economica che è stata innestata dalla pandemia. Non era avvenuto lo stesso dopo la crisi finanziaria del 2008, del 2009, mentre in questo caso dobbiamo dire che le attività che sono state più colpite sono quelle a prevalenza di giovani, femminili e soprattutto con contratti precari. L'8 marzo deve essere non un modo così di fare così un tributo rituale ad un tema che è un tema fondamentale per la qualità della nostra civiltà e della nostra democrazia, che è quella della parità di genere. E il tema della parità di genere deve essere perseguito anche negli altri 364 giorni dell'anno. Purtroppo, dobbiamo constatare che, il tema della parità di genere è una variante del cosiddetto politicamente corretto, per cui magari si pensa che, semplicemente, portando i nomi al femminile si possa rispondere ad un grande quesito che riguarda, come dicevo, la qualità della nostra democrazia, ma anche la possibilità che si possa uscire dalla crisi profonda nella quale siamo precipitati. E non potremo farlo se non daremo più opportunità alle donne, soprattutto se il nostro paese non sarà più un paese nel quale spesso le donne sono costrette a scegliere tra il lavoro e la famiglia, perché il lavoro e la famiglia non possono essere conciliate. E questo è assolutamente drammatico, perché le donne sono state le più colpite dalla crisi, ma sono state colpite anche dalla didattica a distanza, hanno sopportato degli oneri superiori, sono state colpite anche dal cosiddetto smart working, perché è molto più facile fare lo smart working da casa per un uomo che per una donna, insomma, cioè i tempi della città sono stati rivoluzionati e sono stati rivoluzionati in misura spesso penalizzante per le donne. Allora io penso che in questa giornata si debba prendere l'impegno che negli altri 364 giorni dobbiamo tutti fare qualcosa di più. Guardi, e finisco, lo dico anche per la nostra condizione maschile. Oggi, per fortuna, quando ci troviamo di fronte ad un dibattito, ci troviamo di fronte ad una manifestazione pubblica, purtroppo al momento non si possono fare in presenza. Noi uomini spesso non ci poniamo il problema, come in questo dibattito siamo soltanto noi uomini, non esistono donne. Ecco, fino a poco tempo fa nessuno di noi ci faceva caso. Per fortuna oggi si pone il problema che non si possono fare delle cose soltanto maschili, quindi declinandole solo in termini maschili, come purtroppo. E poi, al di là dei diritti, se volete ne possiamo parlare a fondo, perché ci sono tante politiche che possono favorire il lavoro delle donne, possono favorire un diverso ruolo nella società. Ma la cosa più importante, qui finisco, è che ci siano degli esempi positivi, specialmente in quelle materie che sono state fino a poco tempo fa esclusiva pertinenza maschile. Mi riferisco soprattutto ad alcune attività, ingegneria, alcune discipline scientifiche,
tecnologiche legate alla matematica. È importante che ci siano delle donne di successo che hanno la possibilità di dire ai giovani, alle giovani, guardate, ci siamo riuscite noi, ci potete riuscire anche a voi, non ci sono dei Assolutamente. limiti. Certo che però quando si fanno poi delle nomine, e mi riferisco anche alle ultime che sono state fatte, che riguardano alcuni ruoli in questi particolari settori scientifici, tecnologici, legati, diciamo, alle discipline più tecniche evolute, importantissime. Pensate soltanto che il cosiddetto coding, cioè chi fa gli algoritmi, sono quasi tutti maschi, ci sono poche donne che fanno gli algoritmi, eppure gli algoritmi regolano la nostra vita in ogni piccolo dettaglio. Allora è importante che poi quando si fanno delle nomine si vada a Certo. guardare. Al di là del tema della quota di genere, non chiamiamola quota rosa, si chiama per la legge quota di genere, no? Al di là della quota di genere ci sia la possibilità di scegliere di far crescere una cultura della parità di genere che non può essere limitata all'8 marzo. Esatto, guardi, il rosa, giusto per dirlo con un sorriso, l'abbiamo voluto bandire anche dai colori di questa nostra maratona, perché appunto non ha senso mettere il colore rosa, bisogna trovare altre colorazioni quando si parla di argomenti come questo, e non abbiamo neanche voluto mettere il simbolo della mimosa. Poi, per carità, se gli uomini vogliono regalare una mimosa alle donne è sempre un buon gesto, però non bisogna limitarsi a quello. Lei ha parlato, per avviarci a conclusione, del calo dell'occupazione femminile durante l'emergenza Covid, giusto per dare qualche numero rispetto a quella che è la media europea, è stata il doppio in Italia rispetto alla media UE, con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre del 2020. E quindi, insomma, sono numeri importanti, e peraltro, come sappiamo bene, quando si parla di economia e di finanza, i conti veri arriveranno solo tra un po', perché siamo ancora nel pieno comunque dell'emergenza, ancora non sappiamo che cosa succederà, non sappiamo quali saranno le politiche messe in campo, sappiamo molto bene che c'è il blocco dei licenziamenti, quindi chiaramente parte di numeri che verranno perduti è congelato. Insomma, uno scenario che ancora ha dei contorni poco definiti. Qual è il suo auspicio e qual è il messaggio che vuole lanciare? Perché poi, se vogliamo anche dirlo in modo polemico, a volte perdiamo tempo su battaglie meno rilevanti, non che non siano importanti, perché le battaglie sono sempre tutte importanti, ma anche, non so, il cambio dei nomi, no? Con le vocali finali. Insomma, facciamolo, ma senza scordarci quali sono davvero le questioni veramente fondamentali per la struttura del nostro paese. Io direi che l'8 marzo interroga la coscienza di tutti noi uomini e ci spinge a fare qualcosa di più, a non sottovalutare alcuni aspetti che riteniamo normali nella nostra società. Non è una questione di quote che devono essere riservate alle donne, è una questione di parità di genere, quindi di parità di punti di partenza in una società che per crescere, per evolvere, ha bisogno delle donne. Senza di loro non si cresce, senza il loro lavoro non si cresce, senza una loro partecipazione diversa alla vita pubblica, al ruolo delle istituzioni, no, il nostro futuro è un futuro ancora più complesso, ancora più difficile. Abbiamo bisogno della loro forza, non è qualcosa di così dovuto che si fa all'8 marzo e che può sembrare addirittura rituale, doveroso, politicamente corretto, per cui quando si dice politicamente corretto c'è sempre un po' di ipocrisia di fondo, no? Cioè che viene mascherata da atteggiamenti che sono dovuti, no? No, non c'è niente di dovuto. Siamo un'umanità che deve crescere nella parità, facendo leva sulle forze di tutti. E la pandemia, se può, per carità, è difficile trovare un aspetto positivo in tutto quello che è accaduto, ma se può avere una conseguenza non negativa, anzi può indurre un salto di paradigma, come è avvenuto per certe altre attività, beh, io penso che possa farci riscoprire più uniti nel rispetto delle diversità e nell'uguaglianza, che
di essere tutti italiani. Tutti italiani. Vero, è vero questo. Bellissime parole, condivido il pensiero, ci scrivono. Intanto comincio a leggere anche i commenti che arrivano da chi ci segue. Direttore De Bortoli, io la ringrazio. So che oggi Grazie. ha molti impegni, quindi grazie per aver dedicato anche un po' di Grazie, grazie a lei, spazio a grazie a noi. tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie, a Grazie, presto grazie con di nuovo, Ferruccio De arrivederci. Bortoli.